Buongiorno, oggi ampliamo i concetti che abbiamo dato ieri riguardo al rendimento delle macchine reversibili e irreversibili e arriviamo alla formulazione del teorema di Clausius. Se abbiamo tempo, introduciamo la grandezza fisica entropia. Allora, ieri abbiamo detto la seguente cosa. Abbiamo detto che se abbiamo una macchina generica, diciamo X, che opera tra due sorgenti, la quale preleva una quantità di calore dalla sorgente a temperatura T2, cede calore alla sorgente a temperatura più bassa T1 e produce un lavoro W, e abbiamo detto che in generale il rendimento di questa macchina generica può essere sempre espresso come il lavoro prodotto diviso il calore assorbito, no? Anzi, scriviamolo proprio calore assorbito, che in questo caso è il calore preso dalla sorgente a temperatura 2. E vi ricordate che l'espressione del rendimento di una macchina, poi alla fine, esprimendo il lavoro in termini dei calori, può anche essere scritto come 1 meno il modulo del calore ceduto diviso il calore assorbito, che per i simboli che abbiamo usato, 1 meno il modulo di Q1 diviso Q con 2. Questo è vero sempre. Cioè, per qualsiasi macchina che operi solamente tra due sorgenti, cioè che scambi calore solo con due sorgenti, il rendimento può essere sempre espresso in questo modo qui, o tramite il rapporto lavoro su calore assorbito, o tramite questa espressione qui. Adesso, questo non è il caso generale, nel senso che in generale una macchina termica potrebbe scambiare calore con più di una sorgente. Prendere da una, dare a un'altra, riprendere da un'altra, ricevere da un'altra ancora. No? Questo è il caso più semplice che noi possiamo immaginare. Adesso, ieri abbiamo detto che comunque vadano le cose, il rendimento di questa macchina generica è sempre minore o uguale del rendimento di una macchina reversibile che opera tra le due stesse temperature. Cioè, se io metto a confronto tra di loro una macchina generica X e una reversibile, sicuramente il rendimento della macchina generica è più piccolo o uguale a quello della reversibile. L'uguale, lo ripetiamo, vale se la macchina generica anche è reversibile, cioè se questa macchina è reversibile, allora il rendimento è proprio uguale a quello della macchina reversibile. Il minore vale se X è, diciamo, irreversibile. Vale strettamente. Ok? Allora, ieri, diciamo, come corollario, e questo, vi ricordate, è quello che dice il teorema di Carnot. Come corollario del teorema di Carnot, abbiamo trovato che tutte le macchine reversibili che operino tra
le stesse temperature T1 e T2 hanno lo stesso rendimento. Quindi qualsiasi macchina che io faccio operare in maniera reversibile scambiando calore con due sole sorgenti T1 e T2 ci avrà sempre lo stesso rendimento. E in particolare io conosco una particolare macchina reversibile che è quella di Carnot, a ciclo di Carnot, e quindi siccome per il ciclo di Carnot io ho determinato che il rendimento è uguale a questo, allora tutte le macchine reversibili che operano tra le due stesse temperature ci avranno lo stesso rendimento. D'accordo? Adesso oggi facciamo un passettino avanti. E il passettino avanti è il seguente. Allora, il teorema di Carnot mi dice, guarda, il rendimento della macchina generica è minore o uguale al rendimento della macchina reversibile. No? È sempre minore o uguale. Allora, come si esprime il rendimento di una macchina generica? Lo abbiamo detto adesso. No? Il rendimento della macchina generica è 1 meno il calore che io cedo in modulo diviso il calore che assorbo, Q2. E facciamo sempre riferimento allo schemino in cui abbiamo T2, T1, una macchina generica che prende Q2, cede Q1 e produce il lavoro W. Quindi il rendimento è dato da questa espressione. E io so che questo deve essere minore o uguale, sempre, del rendimento della macchina reversibile, che è uguale a quello della macchina di Carnot. Quindi posso ottenere questa espressione qua. Quindi ottengo questo. Allora, adesso, in questa disuguaglianza, io posso semplificare i segni meno. Posso cambiare segno a destra e a sinistra. E siccome cambio segno, la diseguaglianza cambia verso, non me ne devo mai dimenticare. Posso esprimere questa espressione spostando T1 a denominatore di qua e spostando Q2 a numeratore da questa parte, quindi posso scrivere che modulo di Q1 su T1 deve essere maggiore o uguale di Q2 su T2, quindi deve valere questa disuguaglianza. Posso spostare il termine a sinistra a destra della disuguaglianza e quindi avrò che Q2 su T2 meno modulo di Q1 su T1 deve essere minore o uguale a 0. Cioè ottengo questa espressione. Adesso mi ricordo che il calore ceduto, il calore Q1, siccome è ceduto, è sempre negativo. Quindi io lo scrivo come meno modulo di Q1, meno il modulo del calore, no? E allora vedete qua, mi compare un meno e un modulo. Praticamente faccio l'operazione inversa che ho fatto quando feci il rendimento, cioè il segno meno me lo porto dentro Q1. Cioè dico, questa espressione me la riscrivo in questa maniera. Q2 su T2 più Q1 su T1. Questo deve essere minore o uguale a 0. Cioè le quantità Q1 e Q2 sono algebriche, hanno il loro segno dentro. Siccome Q1 è ceduto, ci avrà il meno. E quindi mi compensa questa sparizione del modulo. E ottengo questa espressione molto importante. Diciamo, in nuce, questo è già il teorema di Clausius. No?
che mi dice: guarda, che se tu hai una macchina ciclica che opera tra due sorgenti e questa scambia dei calori con le sorgenti, i calori che scambia con le sorgenti non possono essere a capocchia, no? Ma sono in qualche maniera fissati dalle temperature. Che cosa vuol dire? Ci dice: guarda, stai attento. Intanto, se tu hai una macchina termica che scambia calore con queste due sorgenti, U2, U1, e produce il lavoro W, ci dice: guarda, se questa macchina è reversibile, cioè se opera mediante trasformazioni che sono reversibili, quindi possono essere ripercorse all'indietro, sono tra stati di equilibrio, non c'è dissipazione, allora in questa espressione la scriviamo mettendo in ordine, secondo l'ordine dei pedici, c'ho lo strettamente uguale, cioè i calori scambiati Q1 e Q2 non possono essere a caso, ma devono essere tali che il rapporto tra calore scambiato e temperatura, sommato per le due sorgenti con il suo segno, deve darmi zero. Questo, diciamo, non fa altro che ripetere quello che mi ha detto Carnot. Mentre se questa macchina è irreversibile, perché una parte del ciclo sulla quale è basato è data da una trasformazione irreversibile, allora questa disuguaglianza mi dice: guarda che questo rapporto, la somma di questi rapporti, deve essere minore di zero. Ok? Allora, questa è particolarmente importante, è importantissima per lo studente di ingegneria della Sapienza del corso di Michelotti, perché questa è la tipica formula sulla quale si danno gli esercizi d'esame. No? Cioè, in un ciclo di una macchina reversibile, Q1 su T1 più Q2 su T2 deve fare 0. Quindi se Michelotti vi dà un esercizio in cui vi dà le temperature delle due sorgenti con cui scambio calore e vi dà il calore che la macchina scarica, no? E Q2 è incognito, non sapete quant'è, dice: ah, ma guarda che vale questa formula qua, e da qui mi posso ricavare Q2. E voi capite benissimo che se ricavo Q2, automaticamente so anche il rendimento e so anche il lavoro prodotto, no? Quindi, e questo è il tipico esercizio che può capitare all'esame. Adesso ne faremo una prova, poi faremo un esercizio per capire questa cosa. Però ovviamente noi non siamo solo interessati a svangare la vita, no? Perché sì, siamo soprattutto interessati a svangare l'esame, no? O no? Siate sinceri? Sì, ma siamo interessati anche nel 2,2% ad accumulare della conoscenza, no? Allora, tutto ciò, tutto questo che noi abbiamo detto, e cioè qua ce lo possiamo pure scrivere, questo è già il teorema di Clausius. È già il teorema di Clausius, no? Però ovviamente Clausius era un fisico teorico e al fisico teorico non gli piace dimostrare una cosa solo per una macchina termica che scambia calore con due sorgenti, no? Non gli piace. Dice: io lo voglio dimostrare nel caso generale. La macchina che scambia con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 sorgenti. Cioè voglio dimostrarlo in generale. Quindi dobbiamo andare un pezzettino in avanti. D'accordo? Allora, per fare questo non usiamo l'approccio che fa il libro, perché il vostro libro di testo si intrippa con una cosa teorica sul ciclo monotermo che non si capisce niente. Quindi lo facciamo in una maniera più semplice.
e come lo fa ad esempio il libro di Mencuccini. E facciamo prima un esempio. No? Esempio. Macchina reversibile più semplice possibile che scambi calore con tre sorgenti. Cioè, non lo approcciamo da fisico teorico, ma lo approcciamo da ingegnere. E cioè, diciamo, vabbè, l'ho fatto per due, vediamo come butta per tre. No? Forse capisco qualcosa. Ma sono sicuro che è la stessa cosa che ha fatto Clausius, poi dopo l'avrà esteso. Allora, adesso mi domando, va bene, qual è il più semplice ciclo termico che io posso pensare per un gas che scambi calore solo con tre sorgenti a tre temperature diverse? Allora, diciamo che io disegno qui tre isoterme a temperatura T1, T2 e T3. Qual è il più semplice ciclo termico che io posso pensare? Qual è stato il più semplice ciclo termico tra due sorgenti? Il ciclo di Carnot. No? Cioè un ciclo reversibile in cui scambio calore con due sorgenti e quindi devo percorrere due isoterme e per saltare da una isoterma all'altra che usavo? Una adiabatica, perché in una adiabatica non scambio calore e quindi vuol dire che non sto scambiando calore con nessuno. Ok? Allora, se io in questo disegno mi segno tre adiabatiche, per dire così, l'ho disegnato così, non sarebbe proprio corretto farle così, qual è il più semplice ciclo termico? Posso pensare di partire, fatemi partire da qui, posso scendere qui fino allo stato B e su questa trasformazione sono a temperatura T3, poi posso scendere tramite una adiabatica da B a C e cambio adiabaticamente temperatura e vado alla temperatura T2, poi posso fare un'espansione sempre isoterma da C a D e quindi scambio calore alla temperatura T2, poi scendo al punto E che sta a temperatura T1, poi risalgo da questa parte fino al punto F, che va a temperatura, sempre a temperatura T1, e poi chiudo il ciclo con una bella diabaticona da F ad A. Quindi posso fare un ciclo di questo tipo qui. Chiaramente, se mi domando qual è il lavoro in questo ciclo, il lavoro sarà l'area di tutta questa zona che si trova qua all'interno, ma a me più che altro, più di tanto, non mi interessa. D'accordo? Allora adesso, in pratica, se guardo bene questo ciclo, no? Che cosa, diciamo, come posso pensare che sia fatto questo ciclo? È come se fosse fatto, vedete, fatemi anzi cancellare arancione, è come se io avessi, vedete qui, solo questa parte qui, che cosa sarebbe? Sarebbe un ciclo di Carnot tra due temperature, quindi due isoterme e due adiabatiche, e solo questa parte qui sarebbe un ciclo di Carnot, anche lui, no? Adesso tutte le trasformazioni qui sono reversibili, quindi mettiamoci nel caso di trasformazioni reversibili. Adesso chiamiamo questo punto qua G, no? E io mi domando,
Se io facessi il ciclo ABCG, cioè il ciclo che va da A a B a C e tornassi poi in G, e poi da G possiamo anche mettere ritorno in A. Questo è un ciclo di Carnot. Che cosa mi direbbe il teorema che abbiamo appena ricavato? Mi direbbe la seguente cosa. Dice, guarda, quello che sta succedendo è che qui tu stai assorbendo una certa quantità di calore AB dalla sorgente a temperatura T3 e qui stai cedendo una certa quantità di calore, chiamiamolo CD. In questa parte del ciclo, tra C e D cedo calore. Il teorema che abbiamo appena detto, che cosa ci dice? Dice, guarda, che per questo ciclo il rapporto tra il calore che assorbi e la temperatura a cui lo assorbi, il calore tra sulla trasformazione AB diviso la temperatura a cui scambio il calore, che è T3, più il calore sulla CG diviso la temperatura a cui lo scambi, cioè questa quantità qui, è per la reversibile. La somma di questi calori deve essere uguale a zero. Questo ci torna? Sì. E adesso guardate, che cosa posso dire per il ciclo invece? Da G a C a D a E a F, cioè G, C, D, E, F e torno in G, cioè il ciclo con l'area arancione in questo disegno qui. Che cosa mi dice? Il teorema mi dice, guarda, che il calore che tu assorbi, lo vedete che adesso per il ciclo arancione, in questa zona qua, il gas assorbe del calore. Quanto ne assorbe? QGC. Quindi il calore che assorbi, QGC, diviso la temperatura a cui l'assorbi, T2, no? Quindi sul pezzetto da G a G, questo rapporto più, ma vedo che siccome tra C e D io proseguo ad andare su un'isoterma, anche qui continuo ad assorbire calore, che è il calore che chiamo CD, no? E lo continuo ad assorbire alla temperatura T2. Quindi qua ci scriverò, se volete, invece che scrivere in questa maniera, potrei dire alla temperatura T2 io assorbo anche il calore CD, ma quindi devo scrivere anche questa cosa. Nella diadibatica dE non scambio calore e nella isoterma da EF scambio il calore QEF. E quindi qua dentro io devo scrivere più QEF diviso la temperatura T1 deve essere uguale a zero. Quindi per i due cicli mi scrivo quelle due uguaglianze che ho ricavato prima. E adesso che faccio? Sommo le due equazioni. Cioè queste due equazioni qua le sommo membro a membro. Allora, se sommo membro a membro, che cosa ottengo? Ottengo QAB su T3 più QCG su T2 più QGC su T2 più QCD su T2 e quindi ho separato questi due termini in due termini. Più Q e F su T1 uguale a zero. Adesso c'è una sola cosa da notare, che questo calore qui e questo calore qui sono opposti, perché
perché è lo stesso gas che una volta percorre la trasformazione da G a C, in un verso, anzi, diciamo, l'abbiamo disegnato, cioè, in questo verso così, e per l'altro ciclo ripercorre questa trasformazione in verso opposto. Ma è una trasformazione isoterma reversibile alla temperatura T2, il calore che scambio è esattamente lo stesso. Uno però è positivo e l'altro è negativo. Quindi questi due termini qua si semplificano tra di loro. E allora io che cosa ottengo? Ottengo che il calore AB diviso T3 più il calore CD diviso T con 2 più il calore EF diviso T con 1 deve essere uguale a zero. No? Cioè, in un ciclo in cui un gas scambia calore non con due, ma con tre sorgenti, ritrovo esattamente lo stesso risultato. Adesso, chi è QAB? QAB che è questo qua, è il calore che il gas scambia a temperatura 3, T3. Solo quello c'è scambiato a temperatura 3. Chi è QCD? È il calore netto che il gas scambia a temperatura T2. Vedete che nel ciclo vero che noi abbiamo pensato di fare, il gas fa questo ciclo qui. Fa questo ciclo qui. E quindi solo nella zona CD scambio calore con la temperatura T2. E chi è QEF? È il calore che scambio a T1. E quindi questa espressione che noi abbiamo ricavato ci dice che il calore che scambio a temperatura 3 diviso la temperatura 3 più il calore che scambio a temperatura 2 diviso la temperatura 2 più il calore che scambio a temperatura 1 diviso temperatura 1 deve essere uguale a zero. Okay? Cioè estendo il risultato che avevo trovato per due sorgenti. Se il gas scambia calore con tre sorgenti, e lo scriviamo qua, se il ciclo è reversibile, cioè se tutte le trasformazioni sono reversibili, allora deve valere questa roba qua. Ok? Adesso, in generale, potrei avere un ciclo in cui un gas scambia calore con tre sorgenti, però nel quale una delle trasformazioni che forma il ciclo non è reversibile. Allora, in generale io avrò che Q3 su T3 più Q2 su T2 più Q1 su T1 è minore o uguale a zero, dove l'uguale vale per le reversibili, il minore vale per le trasformazioni irreversibili. Allora, anche questo è importante perché capita negli esercizi. No, lo vedremo subito nell'esempio che faremo subito adesso. Quindi, in generale, vale questa cosa qua. Ma Clausius era un teorico, no? Noi siamo ancora a livello di ingegnere. E Klaus diceva, a me non mi soddisfa questa cosa qua. E dice, va bene, ma che succede se io ho un gas che fa un ciclo qualsiasi? No? Un gas che fa un ciclo qualsiasi. No, prima di dire questo, scusate. No?
diciamo così, è chiaro che se ho n sorgenti a temperature differenti e mi estendo questo risultato, che cosa trovo? Trovo che Q1 su T1 più Q2 su T2 più tutti i termini successivi più il calore che scambio con la sorgente N diviso T con N deve essere minore o uguale a zero. Che vuol dire che se io calcolo la somma sul numero di sorgenti con il quale interagisco, di che cosa? Del rapporto tra il calore che scambio con ogni sorgente e la temperatura di ogni sorgente, questo deve essere minore o uguale a zero. Quindi estendo al caso di un numero finito di sorgenti a temperature separate tra di loro. Non è difficile pensare di farlo, no? Allora, e questo è già teorema di Clausius. Che ci dice questa cosa qua? Però qui sono ancora nel caso in cui il gas scambia con un numero finito di sorgenti. E Clausius dice, vabbè, ma non mi soddisfa, perché adesso possiamo rifare il disegno di prima. Che succede se un gas esegue un ciclo generico? No? Allora, qua dobbiamo un po' tornare a capire un po' le cose. Che succede mentre lo stato di un gas cambia e si percorre questo ciclo? Mano a mano che il gas percorre il ciclo, la sua temperatura cambia, no? Cioè, voi vedete che se io disegno qua le isoterme, no? E vi ricordate che nelle isoterme la temperatura sale mano a mano che vado nelle isoterme più in alto, perché io so che P per V uguale nRT, quindi le isoterme sono delle iperboli, P per V uguale la costante, ma questa costante cresce con la temperatura, quindi so che in un'iperbole quanto più è grande la costante, tanto più l'iperbole è lontana dall'origine. No? Allora, chiaramente, mentre un gas percorre un ciclo, la sua temperatura cambia continuamente, cioè cambia da valori che sono infinitamente vicini tra di loro. Quindi il gas assume tutte le temperature all'interno di un certo intervallo tra le due, diciamo, isoterme che, diciamo, contengono il ciclo. Quindi c'è un cambiamento continuo. È come se il gas scambiasse calore con una sorgente e poi venisse messo in contatto con una sorgente di temperatura infinitesimamente differente. La temperatura cambia da un pochettino, quindi a ogni passaggio la temperatura cambia e a ogni passaggio il gas scambia calore con questa sorgente. Allora capite che non ho più un numero finito di sorgenti con cui interagisco, ma in pratica è come se avessi un numero infinito di sorgenti che sono a temperature molto prossime tra di loro. Chiaramente le temperature sono comprese in un intervallo, no? Però sono... Allora qui la cosa si complica. E come me la sbrigo? No? Me la sbrigo in questa maniera. E qua direte, ma qua siamo matti. No, tornerete a casa e direte, tu non sai quello che abbiamo fatto oggi. No? Allora, come si risolve questa cosa qui? Si risolve in questa maniera. Dice, vabbè, supponiamo di avere un ciclo generico. Supponiamo di disegnare qui le isoterme, no? Disegno tante isoterme no?
fatte in questa maniera e diciamo questa sarà la isoterma a temperatura I, temperatura T con I, no? Questa qui. E poi ci sarà una isoterma sopra a temperatura T con I più 1 e ci sarà una isoterma a temperatura T con I meno 1. No? E allora dico, io faccio la seguente cosa, dico va bene, questo è un ciclo. Faccio la seguente cosa, mi disegno qua un ciclo di Carnot tra le due temperature T con I e T con I più 1. No? Allora che cosa vuol dire? Che in questo ciclo di Carnot, qui la trasformazione, diamogli dei nomi, A, B, C, D, solo a questo ciclo qua, no? La trasformazione A, B è isoterma, la trasformazione B, C è adiabatica, la trasformazione C, D è isoterma e la trasformazione D, A è adiabatica, no? E dico, va bene, ma posso disegnare anche il ciclo che fa qui, no? Cioè un ciclo tra T e T meno 1. E posso disegnare anche il ciclo tra T meno 1 e T meno 2. E così via. Posso disegnare tutti i cicli di Carnot. Allora, per ognuno di questi cicli, io che cosa posso scrivere? Per questo ciclo qua, verde, il ciclo verde, qui, che cosa posso scrivere? Questo è un ciclo di Carnot e quindi posso dire, guarda, che la temperatura, il calore che scambi alla temperatura I più 1 diviso la temperatura, più il calore che scambi alla temperatura I diviso la temperatura I, deve essere minore. O uguale a zero. Lo volevo scrivere in verde, l'ho scritto in blu. Vabbè, mi dispiace. No, quindi posso scrivere questa cosa qua. Cioè posso ripetere esattamente lo stesso ragionamento che ho fatto prima. Per il ciclo arancione, no? Che sta qui, che cosa posso scrivere? Posso dire, guarda, ciclo arancione. Il calore che scambia a temperatura I diviso la temperatura I più il calore che scambia I meno 1 per la temperatura I meno 1 deve essere minore o uguale a 0. Vale anche questo. E questo lo posso fare per tutti i cicli che formano questo in cui ho diviso. No? In pratica, che cosa ho fatto? Ho preso un ciclo di forma qualsiasi e l'ho quadrettato, ma non come sono stato abituato da bambino, sul foglio a quadretti con le righe e le colonne perpendicolari, no? Ma lo sto quadrettando sui cicli di Carnot. Ok? Cioè, vi ricordate che io alle elementari ho imparato che se c'è una figura geometrica, no? Su foglio a quadretti, io più o meno, se lo quadretto secondo i quadretti, no, qua ho sbagliato il quadretto l'ultimo, vabbè, qua era così, 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 tra, e così via, no? Lo ritaglio con le forbici e c'ho una buona approssimazione della curva, no? Ma se compro un foglio a quadretti, che invece di avere i quadretti da un centimetro, cioè i quadretti da 4 mm, la mia approssimazione è migliore. Se i quadretti sono ancora più piccoli, carta millimetrata da 1 mm, la mia approssimazione è migliore. Se i quadretti sono infinitamente piccoli, io approssimo perfettamente la curva nera. No? Allora, questa è tutta la nostra storia dei bambini, no? In prima elementare, quadretti da un centimetro, e poi, mamma, ma io sono in seconda, voglio i quadretti grandi, no? Mezzo centimetro. E poi alle scuole medie,
anzi in quinta elementare 4 mm, no? E poi a un certo punto uno compra i quaderni solo con i puntini, le femmine lo sanno, no? E lei ce l'avete l'agenda con solo i puntini per fare i disegni? Dai che ce l'avete. No? Allora, questa è una mappatura cartesiana in cui io ho diviso in righe e colonne lo spazio. Vabbè, qui ragazzi non è niente di particolare, sto facendo una mappatura carnottiana, no? Sto mappando sui cicli di Carnot. Adesso dov'è la cosa importante? Che se scrivo queste equazioni qua, queste disequazioni, scusate, per tutti i cicli, no? In cui ho mappato, quando vado a fare la somma, no? Di queste equazioni e guardo questo disegno, le parti comuni dei cicli, cioè le parti comuni ai due cicli, siccome sono percorse una volta in un verso e una volta nell'altro, perché due cicli contigui dove si toccano sono percorsi in verso opposto, quelle parti si cancellano, no? Quindi tutte le parti che sono comuni ai cicli si cancellano. E che cosa mi rimane che non si cancella? Le parti che non sono comuni, cioè questa. Ricordatevi che sulle adiabatiche non scambiamo calore, quindi io le adiabatiche potrei anche non segnarle, però ve le segno, no? Questa, questo pezzo qui, questo pezzo qui, questo pezzo, e così via. Qua c'ho qui un pezzettino all'indietro, un pezzettino così, no? Cioè, quando sommo i cicli tra di loro, quali sono le uniche parti che contano? Dove sono le uniche parti dove scambio calore che contano? Questa parte qui, qui scambio calore, qui sto scambiando calore, in questo pezzo qui sto scambiando calore, cioè nelle parti isoterme che non sono comuni ai vari cicli. Ok? Quindi, quando io sommerò tutte le disequazioni per i vari pezzi, io troverò una sommatoria. Adesso però passiamo dalla prima elementare e andiamo in quinta elementare. Cioè facciamo il limite per i quadretti che vanno a zero. Che cosa vuol dire? Guardate bene. Facciamo un limite per cui questa differenza di temperatura qua vada a zero. Che cosa significa? Significa che io non sto prendendo isoterme così lontane tra di loro, ma sto prendendo tantissime isoterme, tutte vicine tra di loro, e sto facendo questo trucco tra tutte le isoterme. No? Allora, se faccio questa cosa qui, no? Se faccio questa cosa qui, il mio ciclo qualsiasi, alla fine, come viene rappresentato? Un isoterma, un pezzetto di adiabatica, un isoterma adiabatica, pezzetto di isoterma adiabatica, una zigzagata fatta di isoterme e adiabatiche. E quanto più faccio il limite, tanto più sta curva mi approssima alla curva reale. D'accordo? Allora, in questo esempio, anzi, in questa equazione qua, in questa disequazione qui, abbiamo scritto qua, noi abbiamo detto passo da una temperatura a una temperatura finita, diversa, cioè c'è un salto di temperatura e scrivo una sommatoria, no? Ma se io invece di passare da una temperatura a una temperatura diversa, finita, faccio una transizione tra due temperature molto vicine tra di loro, cioè tra due isoterme molto poco distinte tra di loro, sto sommando due quantità infinitesime. Allora vedete bene che cosa succede. Nel limite di differenze di temperatura delle isoterme, cioè se faccio il limite per questa differenza di temperatura che tende a zero, vedete che questi pezzettini qua, dove effettivamente scambio calore, diventano molto piccoli. Allora, su quei pezzettini lì non scambio un calore Q, ma scambio un calore dQ, cioè una quantità infinitesima. E lo scambio alla generica temperatura T.
Quindi io troverò che scambio una certa quantità di calore che chiamo dQ, devo dividere per la generica temperatura che ormai chiamo T perché se sto facendo un passaggio al limite la temperatura è generica, e la somma di tutti questi calori scambiati deve essere minore o uguale a zero, ma la somma non è più una somma, ma è un integrale. Cioè sto integrando e questo integrale deve essere minore o uguale a zero. Allora, questo che vuol dire? Vuol dire che, dato questo ciclo, su ogni pezzetto isotermo che costituisce questo ciclo, ovviamente li disegno questi pezzetti isotermi, ma sono infinitesimi, e questi sono tutti connessi da adiabatiche tra di loro, no? Su ognuno di questi scambio una certa quantità dQ alla temperatura T dell'isoterma che passa per quel punto là. Allora io faccio la somma di questo, più questo, più questo, più questo, più questo, e la somma la faccio tutta sul ciclo. Quindi questo integrale è un integrale ciclico fatto sulla trasformazione ciclica. Ok? Questo mi dice che deve essere valida questa disuguaglianza, con buona pace del teorico Clausius, no? Che dice: ah, questo è il caso veramente generale, cioè quando ho un sistema termodinamico che passa con continuità da una temperatura all'altra percorrendo un ciclo, io mi calcolo quanto calore scambia con l'ambiente esterno ad ognuna delle temperature a cui lo scambia, sommo sul ciclo, perché ne scambierà una certa quantità qui, ne scambierà una certa quantità qui e così via. Cioè in ogni parte di ciclo succede uno scambio di calore a temperature diverse e questo integrale deve essere minore o uguale a zero. In particolare, se il ciclo è reversibile, allora l'integrale ciclico di dQ su T deve essere uguale a zero. Se il ciclo è irreversibile, allora questo integrale deve essere minore di zero. D'accordo? Cioè l'uguale vale per i cicli reversibili, generici. No, non stiamo più parlando di un ciclo di Carnot, non stiamo più parlando di due sorgenti, stiamo parlando di un gas che fa esattamente quello che gli pare nel piano PV, però reversibilmente. Deve valere questa. Adesso, se voi foste dei teorici e vedesse scritto sta roba qua, che vi verrebbe in mente subito? Boh, a botta? Il differenziale è un differenziale esatto, cioè l'integrale ciclico di una cosa è uguale a zero, ma in più, se foste un fisico teorico, non un matematico, che vi viene in mente? Integrale di circuitazione uguale a zero. Una vostra collega dice si conserva l'energia, è già troppo. Conservatività, conservativo, cioè è qualcosa è conservativo, no? Cioè se questo è uguale a zero vuol dire che se faccio un giro su un ciclo c'è qualche cosa che ritorna al valore iniziale, no? Allora, questo lo vediamo dopo l'intervallo, è la definizione di entropia. Ci arriviamo adesso. Ok? Però prima di arrivare all'entropia faremo un esercizio, così facciamo vedere che l'esercizio d'esame non è drammatico.